Finisce così in un buco nell'acqua il salvataggio dell'istituzione sinfonica abruzzese e soprattutto dei suoi dipendenti, che rischiano la disoccupazione sull'orlo ormai della bancarotta, e con i dipendenti che non percepiscono più lo stipendio dal mese di marzo, l'ente culturale musicale tra i più prestigiosi della penisola, fondato nel lontano 1970, rischia di cessare definitivamente la sua attività concertistica, già sospesa per la mancata erogazione del contributo da 800.000 euro dovuto dalla regione per l'anno in corso. Uno stanziamento promesso all'istituzione sinfonica anche dal presidente della regione Luciano D'Alfonso in campagna elettorale, ma sul futuro dell'ente musicale aquilano è proprio il PD ad essere clamorosamente spaccato, mentre nelle stanze del potere si consuma l'ennesimo teatrino della politica con Di Pangrazio Marzicano Doc, che prova a difendere il Teatro dei Marzi, Ponticelli che invece punta a finanziare il festival Baskers di Scerne di Pineto, sua città d'origine, e Pietrucci che, da buon aquilano, tenta il salvataggio dell'Isa in una spartizione sfacciata di campanili e voti. Fuori l'assise regionale, una delegazione dei dipendenti dell'ISA, 50 in tutto, tra tecnici, amministrativi e orchestrali, in attesa che qualcuno decidesse per il loro destino, soli e senza il supporto di sigle sindacali e cittadini, praticamente sono in mezzo alla strada. Abbiamo continuato a lavorare fino al 2 di agosto, pur non percependo lo stipendio, ma è una situazione per noi che è diventata insostenibile per noi e per l'ente, che non avendo più liquidità ha dovuto sospendere le attività. Dipendiamo in buona parte dal Ministero, essendo noi una ICO, cioè una delle 12 orchestre regionali riconosciute dal Ministero, e in un'altra buona parte dipendiamo dalla Regione Abruzzo. Avendo la Regione Abruzzo in quest'anno messo zero alla cultura, è ovvio che l'ente culturale di produzione musicale più importante della regione che siamo noi si trova nella difficoltà, nell'impossibilità di continuare a operare.